Ciao a tutti! Oggi prepareremo la gubbana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto, farina di tipo 0, farina di tipo 00, latte, burro, lievito di birra fresco, pasta di limone o scorza di limone, zucchero, uova, sale, estratto di vaniglia. Per il ripieno, zucchero, nocciole tostate, burro morbido, miele, amaretti, mandorle pelate, fichi secchi, noci, uvetta ammollata nella grappa, pasta di limone o scorza di limone e per spennellare un tuorlo con un cucchiaino di latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando l'impasto. Mettere nel boccale il latte, lo zucchero, il lievito. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere il burro. La farina di tipo 0. La farina di tipo 00. L'uovo, il sale, la pasta di limone e l'estratto di vaniglia. Ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola ben infarinata, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare per 2 ore in forno spento con luce accesa. Senza lavare il boccale, preparare il ripieno. Mettere nel boccale l'uvetta che è stata ammollata nella grappa con tutta la grappa. E i fichi. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere gli amaretti, le mandorle, le noci, le nocciole, il miele, e la pasta di limone. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 7. Aggiungere il burro, e lo zucchero, ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 6. Trasferire in una ciotola e tenere da parte. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto e l'abbiamo posizionato su un piano di lavoro infarinato. Adesso lo stenderemo con il mattarello. Mettere la farcia e livellare su tutta la superficie dell'impasto, lasciando 1 centimetro dal bordo. Arrotolare formando un salsicciotto.
chiudere formando una chiocciola. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno da 24 cm. Lasciamo lievitare per 2 ore in forno spento con luce accesa. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la cubana dal forno, adesso la spennelleremo con un tuorlo sbattuto con un cucchiaio di latte. Spolverizzare la superficie con lo zucchero semolato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti. La cubana è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Cubana, grazie e alla prossima ricetta!